capire la scultura non sia stato un bel periodo per Sì, la scultura c'ha. qualche anno. Sì, è vero, è domanda giusta. La scultura c'ha alle spalle, ma forse ancora Michelangelo. Poi l'altro grandissimo è Gian Lorenzo Bernini. Gli italiani in genere non amano il barocco, peccato. Tra Lui l'altro, ne il hanno parlato. babbo di Gian Lorenzo Bernini è nato a Sesto Fiorentino, Pietro Bernini. C'è la piazza, eccetera. Il Canova, quindi nella scultura c'è una permanenza più accademica, diciamo così, ecco. Poi però già a fine dell'8 e 900, con Rodin, il famoso bacio, che guardate è una cosa molto erotica, Ora non ci fa né caldo né freddo perché succede di tutto, di più. Ma avete notato che i due di Rodin si fanno il piedino? Si fanno piedino lui e lei. Quindi dietro c'è Michelangelo, no? Queste forme muscolose, il non finito. Però poi c'è anche queste cose così sexy, si può dire, non ci fanno né caldo né freddo, ma fine. All'epoca. All'epoca, sì. Rodin, poi ci sono anche dei filmati, molto rari di Rodin, è influenzato anche dall'arte orientale, perché le colonie influenzano, no? E sarebbe interessantissimo vedere quanta Turchia, quanta Indonesia, quanta India, Giappone e Cina sta arrivando a fiumi in Europa a fine 800. Le stampe giapponesi sono alla base della pittura di Toulouse-Lautrec e di Degas, per esempio. Le danze di Bali, le ballerine, sono alla base degli studi sul movimento di Rodin, per esempio. La globalizzazione c'era già, eh? C'era già.